questo momento ci troviamo fuori dallo stabile della Fiocchi Munizioni e ci stiamo accingendo a muoverci verso i piani di attavaggio che sono, diciamo, sulle nostre Alpi Lecchesi. Inizieremo prima con tutto il giro sui bersagli posti a circa 30 metri per quanto riguarda tiro imbracciato sia con lo calibro 12 che con le carabine semiautomatiche, e quando abbiamo esaurito tutta la parte a vicino ci spostiamo sulle linee a 100 metri. Si tratta della nuova cartuccia calibro 12 Nex con una palla slug in acciaio da 31 grammi e mezzo di peso. Ovviamente è priva di piombo, essendo tutta in acciaio. La caratteristica principale è che può essere impiegata in tutte le armi calibro 12 con qualsiasi tipo di strozzatura, in quanto il proiettile è sottocalibrato ed è completamente protetto dalla borra contenitrice, per cui quindi si può utilizzare nelle canne cilindriche, una stella, due stelle, tre stelle, senza nessun tipo di problema. Una velocità iniziale di intorno ai 440 metri al secondo e sviluppata espressamente per la caccia in cinghiale in braccata. Come sentite, i nostri ospiti si stanno dedicando ai test della nostra nuova cartuccia con la palla freccia nera. E piani artavaggio perché? Perché piani artavaggio c'è un rifugio progettato da un architetto della famiglia della seconda generazione, Mino Fiocchi, e quindi è un'area molto molto legata a noi e poi fra l'altro molto piacevole. Fiocchi presenta una nuova gamma di munizioni espressamente concepite per la caccia al cinghiale senza piombo. Iniziamo con le cartucce calibro 12, la nuova cartuccia Nex con palla d'acciaio da 31 grammi e mezzo, che può essere impiegata in tutti i fucili calibro 12 ad anima liscia indipendentemente dal tipo di strozzatura impiegata. Infatti la palla è sottocalibrata e completamente ricoperta dalla borra, per cui non ci sono problematiche dovute alla presenza di strozzatori. Passiamo poi alle cartucce dedicate alla caccia al cinghiale per armi a canna rigata, cartucce calibro 30.06 e 308 Winchester, due pesi di palla, 165 e 180 grani. Il proiettile è un proiettile monolitico, quindi di tipo solid, in rame puro, completamente privo di piombo. La caratteristica è quella di garantire un'ottima espansione nel selvatico con una ritenzione di peso pari praticamente al 100% della massa originaria del proiettile. La colorazione nera da cui prende il nome la cartuccia freccia nera è data da un trattamento galvanico di ossidazione che diminuisce gli attriti e diminuisce i depositi di rame all'interno della canna. Sul corpo del proiettile sono presenti dei solchi che hanno la duplice funzione sia di garantire un ottimale crimpaggio del bossolo sul proiettile che quello di diminuire la superficie del proiettile a contatto con la canna, con le rigature della canna, quindi diminuire le pressioni di esercizio.
A livello di prestazioni, il calibro 308 Winchester a 165 grani sviluppa una velocità alla bocca di 790 metri al secondo, mentre l'equivalente calibro, ma con pala da 180 grani, sviluppa una velocità di circa 770 metri al secondo. Per quanto riguarda il calibro 30.06, il 165 grani sviluppa 840 metri al secondo, mentre il 180 grani sviluppa 810 metri al secondo. Questi valori sono valori rilevati in laboratorio con gli strumenti di misura per la prova delle cartucce, per cui possono esserci delle differenze in funzione della tipologia di arma impiegata e della lunghezza di canna dell'arma.